Buongiorno furfanti, qua è Savix che vi parla ragazzi con il terzo episodio di Carriera. Dio sto con il terzo episodio di Carriera nel crimine, ragazzi. Allora, come ben sapete, intanto mi piglio un caffè insieme a voi, visto che è domenica mattina, ragazzi, potrei sciacquallarmi le palle, invece vi voglio portare questa serie che mi diverte abbastanza anche giocarla. Comunque sia, ragazzi, non ci incischiamo e non ci perdiamo in chiacchiere. Mentre io mi bevo il caffettino, vi lascio al video. Bella, regà. Ok, recupera merce. Vamonos. No. Dimmi che non è il porto questo perché Non l'ho davvero voglio guardato rimorire. sinceramente. No, è su. Su quanto? Non tanto. Ok. Perché abbiamo fatto 4 scorte tra le mie 4 volte al porto. È tipo giù dalle parti della villa di A Mandraso me è invisibile. e 2 km. Si da fantasma due di Dio due, santo. cioè, te lo giuro, cioè ridere, c'è nient'altro da fare, ridere basta, cioè loro poi dovrebbero piangere, ma io cosa devo fare, mettermi a ridere? No, cazzo vuol dire? No. Minchia che brutto, giù. Carino. Non ci voglio Ah, era solo questo, che c'era uno piccolo. È incastrato malissimo. Per una mano? Forse. Vediamo. No, no, mi sono sbagliato, forse. Ok, allora vado. Ok, ci sono. Bello sto schermo nero. Ah, Ah, ok, ok. Mi sei va rimasto un bene. quarto d'ora qua fuori. Com'è? Non dire. Quindi quello. E a questo punto inizia il disastro, ragazzi. Come ben sapete, io non sono più un combattente, non fighto più. All'epoca, quando stavo nella P996, era tutt'altra cosa, facevamo solo quello. Porca troia, il microfono. Comunque sia, ragazzi, guardate cosa è successo. Sì, l'ho visto, Dio santo, però si possono fare una rovola. Aspetta Vai, vai, ora giochiamo. un attimo, che esco. Non ti lascio il divertimento. Sì, mi fa uscire. Sì. Oh, buongiorno. Bel trader. No, mi ha fatto nella capriola, bastardo mi ha preso. C'è uno, c'è un'organizzazione fantasma anche. Dov'è il Dimmi, tipo? non so ce n'è uno anche Fradar. Dai, ma veramente. Sì. Minchia, guarda cosa. Che scandaloso. Niente, regà, io non so cosa dirvi perché di nuovo noi siamo rango 8, uno rango 9, siamo veramente scarsi e hanno una malattia. Dovrò censurare questa parte. Comunque sia, si sono rimessi in Fantasma 2. Che palle, continuiamo. Vediamo se vengono qua. No, c'era su con lui. Perché noi qui siamo in un vicolo, dobbiamo riuscire a prenderci. Occhio che c'è le bombe io lì, eh. Dov'è? Le mine sono piazzate due vicino a Ah. guardrail e uno nell'angolo a muro. Ok, Non non so so se cosa venire mi qua. trovassero le rimette. No, ma non sono È mine, andato sono via. proprio loro.
secondo me quello presso non voleva quel cazzo a noi. Ci voleva tipo difendere. A sto punto, ragazzi, a me mi viene il dubbio, perché comunque sia è venuto questo, ci voleva uccidere secondo noi, ma invece è andato da quell'altro e poi è sparito, che non si sa mai che qualcuno di gentile e buono al mondo ancora esiste. Chi è stato? Come ha fatto a prendermi? Perché si è sposto subito, intanto che devo ammissere. Io non ho capito cosa ci guadagnano loro a fare sta roba. Onestamente non mi faccio neanche più domande, guarda. Faccio parli direttamente e me ne sto zitto. Non posso neanche esporgermi di qua perché c'è un libro di merda. Io posso per parlare, no? Sta aiutando il tizio? Sì, ho visto. Rega, a questo punto confermo ciò che avevo supposto prima, che quel tizio ci voleva aiutare. Ma c'è sempre un ma. L'avrà fatto perché ci vedeva a ranghi bassi o perché abbiamo i nomi femminili, rega? Questo è un dilemma che non potremmo mai risolvere. Non gli sparo, quindi. Io neanche. Io sto spendendo un casino di munizioni, mi sto comprando anche il cazzo. Anch'io sto spendendo un cazzo di un botto di soldi. E niente, raga, a sto punto a noi ci sorge questo problema che non abbiamo soldi. Quindi senza soldi non puoi prendere munizioni, se non c'hai soldi non ti arriva il meccanico, se non c'hai soldi non puoi fare un cazzo in sto gioco. Quindi, raga, mi sa che per quanto ci stiamo divertendo, bisogna che andiamo a fare scorte, vendite e tutto ciò che si può fare, ragazzi. È a 2,60 al bunker. Buono, se fai più soldi te col bunker e... Vabbè. Guarda, te lo faccio prendere da te. Quanto costa? È da averci i soldi. Bisogna fare i colpi, le cose, comprare. L'ho indicato al serio. A sto giro mi ricordo. Tu capisci che io devo prendere il Light Shark e non so cosa costi, perché io ogni volta che compro i mezzi c'ho talmente tanti soldi che non guardo i prezzi. E no, perché serve quel cazzo di mezzo, resiste a un botto di colpi. Dobbiamo prenderlo. 1.250.000. Sti cazzi. È la prima cosa che dobbiamo prendere. Ecco, la prima cosa che devo prendere io è il bunker, perché la devo fare. Sì, no, io col bunker prenderò quello. Dove vai? Che tiro stai facendo? Vieni a te. Vabbè, intanto avvio la vendita che ci metto un attimo, che sei qua vicino. Sì, sono fuori. Vendita. Oh, minchia, 200. Dal doppio? Ma coglioni. A me dà il valore 112.000, ma fatto vendere 2.000. Perché di fuori la roba va bene, mi faccio domani. Vedi te. Lo guido io? No, vai. È un cazzone grosso, porca miseria. Nero. Un luco. Che nero davvero. Te l'ho detto. Lucro. Gesù, ma tu hai la destinazione, giusto? Sì. Wow. No. Sì, ho il punto, però non è vicino, è dove c'è più o meno la dove c'è la gestione. Sì, ho il punto, ma non ho la meta. Quella ad uscire l'hai rotto, ma quella entrare no. Bello che tu passi e ci sono le macchine dentro. Hai visto? Compaiono vicino. Bello. Sì, che poi non c'è un'entrata, non c'è uno stronzo che ci lavora lì, non è sorvegliato. Tu compri da fuori. Oh, noi l'abbiamo messo lì. Perché? No, perché lì mi si prende la sopata. Connessione alla rete a internet a causa di un errore di rete sconosciuta. Ritorna più tardi. A sto punto, ragazzi, non so proprio che cazzo di bestemmia tirare fuori, perché c'è veramente. Prima c'era un po' di coglione.
ci distruggono il carico e poi ci fanno finire i soldi. E poi mi salta la connessione di razza. Quindi c'è nel senso, raga. Così siamo andati avanti, che abbiamo riavviato. Pensavo di essere cresciuto io. È rimasto malissimo in silenzio. Sei rimasto malissimo. Ma sì, ma raga, cioè, che cazzo sta succedendo? Non è mai successo, cioè, con la gigabit queste cose. Io vabbè, non ne perco più due stronzi. Tu stai vendendo, non hai perso niente, spero. No, no, io non ho perso niente, semplicemente tu hai preso e sei andato in un muro perché c'era una... Ma tanto, come aspetta, mai? Ma non è che... Boh. E niente, raga. Il fatto è che sono rimasto allibito, scioccato, perché con quello che spendo di fibra, con la gigabit, cioè con la 1000 mega, sti errori non dovrebbero succedere. Ma purtroppo Tim fa cagare, ragazzi, perché anche in passato, come voi ben sapete, c'è stato un periodo che non si riusciva ad andare online. Comunque continuiamo con il video, raga. Sei rimasto malissimo, cazzo. Sì, raga, perché non mi è mai successo. Non mi succedeva neanche con la 100 mega. Non mi è mai successo neanche con la 100 mega. Vabbè, io comunque... Minchia, 336.000. La qui gira 112. Vuoi metterti in coda? A buchini sor. Vuoi cambiare l'aspetto del tuo personaggio? No. Ah, ma sei già in lobby. Ha fatto rientrare da te? Sì. Fantastico. Allora, cosa facciamo? Non lo so. Se vuoi vendere? Dai, provo a vendere, su. Invitami al bunker. Cosa dovrebbe darmi? Uno o due macchine. No. Ci prendo da... Proprio per chiudere in bellezza, Proprio ho detto, guarda, voglio chiudere in bellezza. Facciamo l'ultimo alla vendita. Dio lo sa. Ma deve far fare questo cesso di cose, vero? Ah, basta che si passi sopra, ok. E la corte che va giù dalla montagna. No, pure del porto. Sì, la stessa. Sì. Messo un quarto d'ora registrato. No, c'è un oppressor qui davanti, zio. C'è un oppressor. Lo sa, te l'ha preso? No, perché non mi carico, non mi aggancio. Però ci provo. A questo punto, raga, come di norma, non possiamo fare una vendita tranquillamente. Non si può fare perché c'è sempre chi rompe il cazzo. Ma vedi che sto facendo la vendita? Ma vai a rompere il cazzo a qualcun altro. Non mi rompere il cazzo a me che faccio la vendita. Vuoi combattere? Combatti con qualcun altro. Allora, dammelo sì. Mi ha preso. T'ha preso? Sì, mi ha preso una volta. Vaffanculo. Volevo scendere per ucciderlo però. Io guarda che sono pure rotolato, guarda. Che stronzata di merda. Ma tu dove vai il furgone, scusa? Giù. Perché giù? Perché sono morto, sono sceso per spararci, sono morto. Ah, anch'io. Però buono, dai. È morto anche lui. Andando subito verso le scorte, la merda. Bravo, vai. Che problema. Vai, minchia, raga, io non l'ho mai giocato così. No, mi uccide. Non lo vedo, dietro l'albero. Oddio, no, ce la faccio, sono scappato. Vai, Fili, andiamo a consegnare. Aspetta. Devo salire, devo tornare lontano. Tanto è senza oppressore, quindi... guarda, dove faccio chinare, la merda. A questo punto siamo quasi giunti al termine del terzo episodio, ragazzi.
il tipo, dopo che si è preso due kill, è andato via, è scappato, ci ha rinunciato. Finalmente qualcuno che ci lascia poi in pace dopo che si piglia una due kill, ragazzi. Ma poco dopo è risuccesso questo. Soprattutto le tassellate, vorrei dirti. Che ti stavo in una bomba addosso. Non ero io. Minchia, eri fermo. Sei fermo, sei lì fermo. No, zio, sono anche te. Oddio, sono c'è qualcosa. Quando sono vicino, cioè non capisco. Cosa questo vicolo non può essere modificato. Ma di nuovo, fili. Ma mi allora... che crash. Non so, allora. A questo punto mi sono cagato altamente il cazzo, ragazzi, ho lanciato il pad e ho chiuso il gioco. Quindi ci vediamo prossimamente con il quarto episodio, ragazzi, e sbada bam al prossimo video. Buona visione. Ah, dimenticavo, se volete vedere gli altri episodi lascio in descrizione tutto. Bella, ragazzi.